Poi sopra c'è l'osso che viene in avanti, cioè se fosse il teschio, cioè l'osso viene fino a qui praticamente. Sì, e poi c'è la E poi c'è la parte dei cartilagine. cartilagini. Qui ci Ecco. sono le ali, ok? E Ok. il naso c'ha proprio una struttura, cioè viene in avanti, si collega all'arcata sopraccigliare, scende, perché tu sei proprio tra qui e l'attaccatura degli occhi, vedi, scende e poi viene giù. A questo punto, adesso l'ho fatto visto un po' da sotto, viene in questa maniera. Poi, Ok. chiaramente, questa parte larga invece Ok. La narice. è sì, l'ala della narice. A questo punto qui, il fatto è che io combino un po' di modelli, no? Io a questo punto mi preferisco usare l'impostazione di Rayleigh, per cui mi faccio, cioè, qui mi faccio una sfera, perché questo mi aiuta, cioè mi fa Sì. capire come gira la bocca sta così, quindi ne Ma la vedo. sfera, la prima sfera che hai Non è disegnato, una sfera, è una coppa, dimmi. prende sopra, cioè va a coprire la Aspetta, parte. allora vedi che qui c'è una piega, cioè fra la guancia e il naso, ti tocchi, c'è una piega, vedi? Quella piega lì è il bordo di questa sfera che poi passa da qui a qui, toccati sotto le labbra, in mezzo fra le labbra è la moschina, vedi? È quello lì. Quindi quella cosa lì gira in questa maniera, ok? E quello e quindi è anche, cioè quindi non è dritta, ma vieni in avanti. Poi qui ce n'è un'altra di sfera di palletta che è quella del mento. La bocca sta qui, ok? Ed è più di qua e anche di qua. Se tu fai una, in genere ecco, la bocca la puoi mettere così e poi la puoi mettere così. Quindi la bocca, adesso io faccio una cosa che non dovrei fare. Faccio il profilo, vedi? Fa così e fa così. Sotto invece proprio non la vedo, cioè intanto poi la bocca di nuovo, la bocca, questa bocca qui è vista di fronte, c'hai un pallino di grasso, un altro pallino di grasso e un altro pallino di grasso e due sotto. Ok? E la bocca sta qui. Poi qui c'è il coso e quindi fa così. Qui fa così e qui invece praticamente viene così e viene così. Se la metti di scorcio, sto pallino viene qua, diciamo, facciamo che la bocca è qui. Un pallino viene qua, questo qui è un po' dietro, questo qui è davanti. Ci siamo? Questi due, uno è dietro e l'altro è davanti, vedi? Quindi fa così, va giù, torna su. Lo vedi il disegno? Sì. Ah, sì, un po' basso. No, perché certe volte vado fuori inquadratura. Tu avvertimi se vado fuori inquadratura. Capito come? E poi quindi qui c'ho chiaroscuro. Qui c'ho chiaroscuro e qua sotto c'ho chiaroscuro. Ed ecco che c'ho una bella boccuccia di rosa. È chiaro? Allora, Alessandro, dimmi. dopo mi mandi una foto di questo che stai facendo. Filmato, certo. Certo. Poi te lo fotografo pure, ma certo. Allora, qui che succede? Qui ci avrò questo, no? E poi ci avrò anche questo qui, no? Ecco fatto. E qui c'è l'ombra, farà il mento, anche il mento. Vedete? L'ombra fra il mento e fra il pallino del mento sotto, cioè quella parte di ciccia che Sì, sta ho capito. davanti della mascella, Va praticamente. bene. Ok, qui. Ok, dove qui di solito certi hanno pure il buchetto, Il no? buco, sì, il I buchetto, sì. maschi veri, quelli hanno il buco. Ok? Adesso una domanda ti devo fare. Dimmi. Continuiamo domani.